con la Vibonese abbiamo fatto una grossa partita, creato tanto, tanto volume di gioco. Col Francavilla la stessa cosa. Con la Ternana ce la siamo giocata, poi è andata come è andata, però comunque creiamo sempre tante occasioni rispetto magari a partite dove tu hai vinto con Monopoli o Catania, dove non sei stato brillante, hai fatto due tiri, due gol col Monopoli, col Catania hai fatto il primo tiro, il primo gol. Quindi sono gli episodi alla fine che poi ti sbloccano la partita. Quindi a livello di prestazione preferisco giocare come ho giocato col Francavilla o con la Vibonese, che poi sicuramente è un punto di partenza per il futuro. A me piace parlare con i miei compagni, aiutarli, perché comunque ho avuto sempre tanti allenatori, tanti compagni che hanno fatto carriera e quindi cerco di prendere il meglio di ognuno di loro e cercare di mettere magari un po' la mia esperienza, quello che ho vissuto, aiutare i miei compagni, no? Per non ripetere magari gli errori che ho fatto io quando ero piccolo, no? Quindi sicuramente l'assist di Francavilla sono cose che gli dico sempre, magari quando arrivi sul fondo di mettere la palla dietro, non buttarla in aria, tutte piccolezze che poi loro vedono che funziona e giustamente poi vengono da me a ringraziarmi. Con l'ottimo inizio sia personale che di squadra che abbiamo avuto, è criticato in questo momento della stagione, ecco, mi sembrava un po' strano, ecco. Però ecco, l'unico a cui devo rispondere è al mister e ai miei compagni, quindi non mi sono sentito mai sotto attacco da nessuna parte, anche perché comunque non leggo i social, non leggo i giornali, quindi cerco di stare nel mio ambiente, con la mia famiglia, tranquillo, quindi le parole se le porta via il vento, poi le prestazioni le devo fare per me stesso, per la squadra, per il mister, perché ogni domenica voglio scendere in campo da titolare, e quindi devo dare il massimo. Tra i due gol, molti preferiscono stilisticamente il secondo, io preferisco di gran lunga il primo, perché secondo me è molto più difficile. A Pedro Costa Ferrera, che l'hai realizzati tutti e due, quale piace di più? Mi piace di più il secondo, anche se il primo è stato nettamente più difficile perché la palla arrivava veramente da altissima, quindi è stato difficile sia coordinarmi che comunque avevo i difensori, il portiere, non riuscivo a vedere bene la palla che era talmente tanto alta che scendeva. Diciamo che il secondo è stato più facile anche se è stato più bello. Episodi come il gol di Francavilla, il gol sul calcio d'angolo, sono quei dettagli che magari a inizio stagione noi stavamo attenti. Ecco, dove tu davi il 100% di concentrazione, ecco. Ora magari abbiamo abbassato un attimino il livello di concentrazione, e ci manca ancora quello step, come dicevo prima, anche a partire già di domenica, l'alzare l'asticella della concentrazione, curare quel piccolo dettaglio che poi alla fine ci ha portato a pareggiare con la Vibonese. Tutti questi passi bisogna farli gradualmente, quindi il mister parla sempre di questo processo di crescita che ci sarà, adesso non sappiamo quando ci sarà, tra 1, 2, 3 settimane, un mese, sarà lungo, però ci dovremo arrivare.